cornice particolare quella che ha ospitato la ripresa di Spazio al Gesto allo stadio Colbacchini di Padova, nella giornata inaugurale di Street Sport, lo sport nei quartieri per tutti, l'evento di ICS in collaborazione con il Comune di Padova. I ragazzi di Daniele Cassioli hanno potuto incontrare in anteprima l'olimpionico di Tokyo del salto in alto, Gianmarco Tamberi, e il padovano Francesco Bettella, pluripremiato atleta del nuoto, vincitore della prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi. È un piacere essere qua, sempre ricevere questo affetto, quindi vi ringrazio tanto. So che se inizierete tutti a fare sport, chi già lo fa è una cosa molto bella, perché lo sport ci regala tantissimo, ci insegna tutto nella vita. Io posso ritenermi davvero fortunato perché ho avuto un'esperienza che poteva sembrare molto brutta, ma poi si è trasformato il mio infortunio in una cosa bellissima, perché mi ha consentito di provare una gioia che mai potevo pensare nella vita. Quindi vi auguro a tutti quanti di provare la stessa cosa. E mettetecela tutta in quello che fate, perché poi alla fine tutto torna. Grazie. Ragazzi, io voglio fare una domanda. Dai, ragazzi, eccolo qua, dai, forza, dai, una domanda. Eccolo. Mi chiamo Anthony. Ciao Anthony, piacere, Gianmarco. Con la Anthony. Sì, e anche con la TH. Mi scusi. Anthony. Anthony. In realtà io mi pronuncio in inglese, Anthony. È bello, Anthony. Sì. Vivo a Belfiore. Sì. Vado a scuola a Soave. Ho 11 anni. Ho due fratelli. E sei più piccolo? No, sono più grande. Ah, sei il più grande. E vado in quinta. Ah. La domanda che vorrei farti è, ma tu, affrontando questa esperienza nuova che non avevi mai affrontato, ti eri anche emozionato? Beh, devo dire moltissimo, perché sia i giorni prima della gara che durante la gara che i giorni dopo le emozioni sono fortissime, quindi ero preso totalmente da questa felicità nel dopo e dalla paura magari prima, ma dalla voglia anche di gareggiare. Quindi quando prepari per tanto tempo qualcosa, poi non vedi l'ora di farlo, sono tante le emozioni. Sì, sono tantissime, ma le paure sono successe a tantissime persone hanno avuto paura di qualcosa. E hanno detto, io affronto la mia paura. Bravo, nel senso bravo, che... bravo Anthony. Applauso. Salutiamo Jimbo, ragazzi. Grazie. In una giornata di festa un centimetro di troppo ha raccontato quanto può essere più insidioso di una finale olimpica, ma questi ragazzi ci hanno dimostrato come dalle cadute ci si possa rialzare più forti di prima. Com'è il mondo da lassù? Pazzesco, ma guarda laggiù, ti dico, il momento in cui mi sono sdraiato a terra che ho capito cosa era successo, è stato il momento più bello della mia vita. Con grande immenso piacere che siamo qua oggi. E a loro è andato il massimo riconoscimento che Padova possa offrire, il sigillo della città. Beh, è un onore essere qua, un onore sia per dove sono, ma per premiare due atleti eccezionali. Noi diamo il massimo che possiamo dare come comunità del sigillo d'argento, per cui ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto vivere momenti straordinari. Allora, non serve il microfono, ma serve sicuramente il vostro grande applauso per la consegna di questo sigillo, che come ha detto il sindaco è il riconoscimento più alto della città di Padova alle persone che hanno reso onore alla nostra città, ma non solo, anche allo sport e alla società italiana. Anche Francesco, ecco Diego Bonavina, anche a Francesco, i nostri due amministratori.
Attenzione Diego, in partenza ai blocchi. Io volevo soltanto ampliare un attimo il discorso e dire che è un po' l'idea che abbiamo dello sport qui a Padova, un'idea che è lo sport per tutti. E certamente questi esempi straordinari di Gianmarco e di Francesco aiutano i nostri ragazzi, ne vediamo tanti qui oggi qua in Piazza Azzurri d'Italia, ce ne saranno altrettanti alla Guizza, perché è lo sport, quello di base, quello che noi tante volte sbagliamo a chiamare come sport di base, che deve crescere e cresce con questi straordinari esempi. Per quel che riguarda l'avventura di Tokyo, penso che dalle immagini televisive si sia capito che per la parte paralimpica è stata un'avventura positiva, piena di soddisfazioni. Qui alle spalle nostre c'è un progetto bellissimo, si chiama Spazio al Gesto, organizzato dal Comune di Padova su un'idea di Daniele Cassioli. Daniele Cassioli è un plurimedagliato, campione di tutto nello sci nautico, è un ragazzo ipovedente che vuole avvicinare con il suo progetto i ragazzini ipovedenti allo sport. Daniele mi ha pregato di consegnare a Gianmarco Tamberi, questo libro, che è il libro che lui ha scritto. Vi invito a leggerlo perché è straordinario. Questo è da parte di Daniele Cassioli, grazie molto. Bello! Wow, che spettacolo! Mamma mia! Adesso ti danno io! Bravo, vai! Cambio gamba! Afferra! Eppure no, adesso che faremo! Rispetto a sinistra! Bravo! Guarda! Senta al bordo, bravo. Allora,